Il paradiso, tram 16 febbraio, il contabile del rapporto tra Rizzo in Lunga R. Puglisi. Il paradiso delle signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 ma anche in streaming su Rai Play. Le anticipazioni della Fiction Daily italiana, ideata da Gianandrea Pecorelli. E che riguardano l'episodio che andrà in onda giovedì 16 febbraio, evidenziano che Ezio Colombo, Massimo Poggio, farà presente a Veronica Zanatta, Valentina Bartolo, di aver ricevuto la visita di Chiara Albani. Flora Gentile Ravasi, Lucrezia Massari, intanto, vorrebbe convolare a nozze. Il prima possibile, con Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi, ma il commendatore preferirà prendere tempo. Invece, la mantia sarà geloso di Maria e Rizzo, nel frattempo, l'iniziativa Cuori Solitari entrerà nel vivo. Gloria Moro, Lara Kumar, infine, incontrerà Chiara Albani e si renderà conto che le cose sarebbero potute andare in maniera differente. Gli spoiler del Paradiso delle Signore 7, in merito alla puntata che andrà in onda giovedì 16 febbraio su Rai 1. Svelano che Teresio farà presente alla compagna Veronica di aver ricevuto una visita inaspettata da parte di Chiara Albani. La donna alla quale Gloria aveva salvato la vita circa 20 anni prima. Flora, invece, sarà fermamente convinta che sposarsi col fidanzato il prima possibile sia una scelta da prendere in seria considerazione. Entusiasmo verso le nozze che non coinvolgerà, invece, più di tanto il commendatore Umberto. Il quale preferirà temporeggiare in tal senso. Le trame della soap opera della prima rete Rai per l'episodio di giovedì 16 febbraio anticipano che la mantia, notando la complicità crescente tra Francesco e Maria, inizierà a provare una forte gelosia in merito al rapporto tra Maria e Francesco, Valentina Tomada. L'iniziativa Cuori Solitari, creata da Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, entrerà nel vivo. Dopo essere stata messa al corrente dal marito Ezio, Gloria deciderà di incontrare Chiara Albani. Con quest'ultima che metterà sul piatto una scoperta scioccante che avrebbe potuto modificare sostanzialmente il corso degli eventi passati. All'epoca, la signora Morelli era un'ostetrica, alla quale Chiara, in stato interessante, si era rivolta per chiedere aiuto. Gloria, però, si era ritrovata a dover operare una scelta controversa, salvare il figlio. La madre aveva optato per la seconda opzione. Decisione che aveva portato Gloria dapprima ad espatriare in Francia, successivamente ad autodenunciarsi per il presunto reato di praticare aborti.